Un lembo di terra vulcanica accarezzata dal vento, una piccola isola verde sospesa in un mare blu cobalto. Ustica, o la perla nera come è chiamata, è un angolo di paradiso del Mediterraneo. Ustica è un'isola di 1300 abitanti, 9 km quadrati, è possibile fare delle belle escursioni in barca e anche delle belle escursioni a piedi. Con una superficie di poco più di 8 km quadrati, l'isola è una sorta di anfiteatro che guarda al mare, mentre il perimetro costiero è un alternarsi di suggestive grotte e insenature. I suoi fondali poi sono una vera e propria meraviglia, spettacolari per i colori e per la ricchezza della flora e della fauna marina. Un patrimonio che la comunità dell'isola ha voluto fortemente salvaguardare e proteggere, che nel 1986 ha portato alla creazione, prima fra tutte in Italia, dell'area marina protetta. Ustica è che cosa? Il paradiso degli alga subacquea, il paradiso del turismo lento. Oggi si parla di slow tourism. Cos'è il turismo lento? È un turismo lontano dai flussi di massa del turismo mordi e fuggi. La particolarità di Ustica, proprio perché siamo a distanza di 36 miglia dalla costa siciliana, consente di filtrare, di scremare un certo tipo di turismo, un turismo più sostenibile, un turismo che cerca tranquillità, che cerca lentezza. A Ustica si vive la lentezza. Si ritorna a essere gestori del tempo, perché io ho il tempo di poter passeggiare, di poter salire verso le colline, di andare verso i sentieri facendo hiking, facendo dei percorsi mountain bike o anche delle passeggiate lungo la costa, senza avere il rischio di essere inseguito dagli orari di alberghi di massa o di un turismo un po' più vacanziero, nell'accezione ovviamente negativa. Per ammirare la bellezza delle coste incontaminate è d'obbligo effettuare un giro dell'isola in barca. Sulla terraferma invece si possono compiere diversi itinerari percorrendo i sentieri che permettono di ammirare la bellezza della natura isolana immersi nel silenzio tra colori e profumi. C'è un cielo che è stato classificato tra i più limpidi d'Italia e, per non parlare del nostro bellissimo mare, dove nella zona A si possono apprezzare le diverse specie che vi abitano e la diversa flora, incontaminata, un'isola piena di riserve, anche quelle terrestri. L'essenza dell'isola si ritrova nei sapori e nei profumi delle sue eccellenze gastronomiche salvaguardate dai contadini locali, che con sapienza hanno preservato alcune coltivazioni scongiurandone l'estinzione. Le fave e le lenticchie di Ustica oggi sono presidi slow food, coltivate seguendo un attento disciplinare di produzione che tutela la sostenibilità e la cura del suolo. La salsa di pomodoro va moltissimo perché il pomodoro di Ustica ha un altro sapore. Salse di pesce, qualsiasi pesce, faccio la salsa. C'è salsa di alla lunga, di pesce spada, di sapore di Ustica. Mia madre li faceva per casa. E io venivo sempre la fatta per casa. Sostenibilità e rispetto dell'ambiente si ritrovano anche nel gusto dei vini prodotti dall'unica azienda vitivinicola dell'isola, partendo da vigneti autoctoni come Inzoria, Catarratto, Grillo e Nero d'Avola. L'azienda oggi produce vini fortemente influenzati dal sole, dal vento, dalla vicinanza del mare e dal terreno vulcanico, ideale per la produzione di ottimi vini. L'isola di Ustica, famosa per il suo mare splendido e per i suoi fondali, ha una tradizione rurale molto importante. Noi la portiamo avanti da generazioni e questi sono vigneti di uve Grillo su suoli vulcanici vicinissimi al mare. Questi sono gli elementi che caratterizzano poi i profumi e i sapori del nostro vino. Produciamo 5 etichette, 3 vini bianchi, un rosato e un passito di Zibibbo. Questa infatti è la classica viticoltura eroica. Questo rappresenta, diciamo, la sfida, la fatica del nostro lavoro, ma sono anche gli elementi che determinano poi le caratteristiche e la qualità dei nostri prodotti. Siamo anche produttori di lenticchie di Ustica, un presidio slow food, un seme tipico che rappresenta la biodiversità e la tradizione rurale di questa piccola isola in fondo al Tirreno.
Meta ideale per chi ama una vacanza rilassante, fatta di cose semplici e a contatto con la natura, Ustica è una scoperta sorprendente. Visitare l'isola fuori stagione, godendo di un clima ottimale e senza gli affollamenti estivi, rende ancora più magica l'esperienza, anche perché qui in un attimo si è conosciuti e salutati da tutti, in un clima più intimo e a dimensione di uomo. Ustica offre tempo, Ustica offre tranquillità, Ustica offre sensazioni. A Ustica si vive, possiamo dire, il turismo esperienziale. Perché esperienziale? Perché il viaggiatore, il turista, quando ritorna a casa dopo un soggiorno a Ustica, si riporta nella mente delle sensazioni, dei profumi, dei gusti, e quindi il ricordo non è un magnete made in China, ma è una sensazione. Aver gustato le lenticchie, aver mangiato l'ala lunga, aver mangiato una fava tipica, il macco di fava tipico di Ustica, quindi si riporta delle sensazioni, uno sguardo, un tramonto, quindi questo è succede a Ustica, un turismo esperienziale volto nell'esperienza che abbraccia i cinque sensi dell'uomo. Lontana dal turismo di massa, Ustica è la meta ideale per una vacanza fatta di cose semplici e a contatto con la gente del luogo e con la natura. Non solo mare dunque, ma anche relax e passeggiate lungo i sentieri per conoscere l'anima di questi luoghi in una dimensione di vacanza sostenibile e più intima che ti fa sentire di appartenere da sempre a quest'isola. Quindi vi invito tutti a venire in questo bellissimo posto, perché Ustica merita moltissimo. Abbiamo gente che viene da tutto il mondo perché si innamora di questo scoglio e ogni anno ritorna in quest'isola.